Io ho il grande sogno di diventare astronauta, che è un sogno enorme e lontanissimo e difficilissimo. Io penso che i sogni siano appunto i motori che ci permettono di andare avanti durante i periodi difficili e ci portano in, diciamo, luoghi che mai ci immagineremmo e ci danno opportunità che mai ci immagineremmo. Quindi, se voi avete un sogno, seguitelo perché non avete niente da perdere, fondamentalmente. Astro Giulia, Astro descrive la parte di me che è appassionata di astronautica e di spazio. E diciamo che tutto quanto, tutta questa storia di Astro Giulia è cominciata nel 2016 o nel 2015, quando avevo 16 anni circa. E ero piccola e volevo imitare gli astronauti, quelli veri, che sui social si chiamavano Astro qualcosa, quindi dico dai, anche io mi chiamo Astro Giulia. E il bello è che in questo modo ho, diciamo, dato il via a un fenomeno per cui tante altre persone appassionate di spazio si sono chiamate Astro con il loro nome. Astronauta si diventa, beh, naturalmente si diventa, nessuno nasce astronauta. Io sono sempre dell'idea che tutte le cose si possono sempre migliorare, ogni tratto di una persona possa essere migliorabile e quindi io lo vedo sicuramente come un processo in divenire. E tutto il campo dell'astronautica, dell'ingegneria l'ho scoperto quando ero al liceo, in terza liceo, quando l'astronauta Samantha Cristoforetti è andata nello spazio ed è stata la prima donna sulla Stazione Spaziale Internazionale. La sua missione è stata la prima che ho seguito e grazie a lei ho scoperto tutto questo mondo dell'ingegneria e dell'astronautica e mi ha appassionato tantissimo tutto il campo del progettare, del capire insomma come andiamo nello spazio, perché dire voglio fare l'astronauta, ok, però com'è che succede? Com'è che progettiamo le missioni per effettivamente andarci? È qualcosa che mi ha appassionato tantissimo ed è stato lì che poi ho deciso di intraprendere il percorso di ingegneria aerospaziale e insomma prendere questa strada. Allora, nel 2016 ho deciso di partecipare a questo concorso su consiglio del mio professore di fisica e ho deciso di trascinarmi dietro un mio compagno di classe, povero ragazzo, no vabbè, non è vero. E fondamentalmente volevamo sviluppare il progetto di una base su Marte. Siamo riusciti ad avanzare nella competizione e credo che questo sia stato molto incentivante perché abbiamo cominciato a parlare con esperti, con professori del Politecnico, a studiare di più la questione e approfondirla e sviluppare il progetto sempre di più, finché a un certo punto non abbiamo vinto le semifinali internazionali e ci siamo ritrovati a volare in Belgio per le finali europee. In Belgio mi sono ritrovata per la prima volta a presentare il mio progetto in inglese di fronte a una giuria internazionale di esperti e devo dire che quello è stato il momento in cui ho iniziato a pensare che forse effettivamente qualsiasi cosa potesse accadere. Insomma, se io mi impegnavo, le cose potevano accadere perché, accidenti, ero in Belgio a parlare in inglese di un progetto scientifico che avevo sviluppato. Quindi è stata una cosa incredibile. Poi la competizione non l'abbiamo vinta perché ha vinto un team portoghese che aveva progettato un rover pazzesco, però quello che mi ha dato quella competizione è stato veramente tantissimo. Dopodiché, alla fine della competizione, io mi sono ritrovata con una tale quantità di conoscenze riguardo la fattibilità delle missioni umane su Marte che non era nemmeno normale per una ragazzina di 17 anni, diciamo. Però quello è stato anche il momento in cui ho deciso che mi sarebbe piaciuto diventare un'esperta delle missioni su Marte ed è qualcosa che ancora adesso sto cercando di perseguire. Quello è anche stato il momento in cui ho deciso di scrivere appunto il mio romanzo Ad Martem 12. Siccome sono sempre stata appassionata di scrittura e scrivere un libro è stato sempre il mio sogno, ho detto dai, perché non provo ad applicare quelle conoscenze a una storia? Perché siccome avevamo progettato un ambiente abitabile sulla superficie di Marte e siccome essendo abitabile ci sarebbero dovute teoricamente andare delle persone, ho iniziato a domandarmi, ma e se ci fossi nata io lì dentro, se fossi stata cresciuta su Marte, in che modo vedrei la Terra, in che modo vedrei l'umanità, insomma, che visione avrei del mondo? Marte è diventato
un pianeta a cui mi sono affezionata particolarmente. Adesso sto lavorando a due ricerche internazionali, due programmi di ricerca, entrambi relativi a Marte, uno riguardo le radiazioni cosmiche e l'altro riguardo alla sostenibilità delle missioni nello spazio, che è un argomento super importante, e quindi diciamo che sto continuando a perseguire il mio sogno di diventare esperta di missioni su Marte, ma sarà un lungo viaggio. Allora, partiamo dal presupposto che in passato siamo andati sulla Luna per ragioni politiche e non scientifiche. Adesso ci stiamo tornando per la scienza, perché c'è tantissimo sulla Luna che dobbiamo ancora scoprire e che ancora non sappiamo. Il secondo motivo è perché la Luna sarà il punto di partenza per poi arrivare su Marte. La Luna sarà un luogo di prova, di test per le nostre tecnologie, per capire se ne siamo in grado, e poi a un certo punto andremo su Marte. La recente scoperta che è stata fatta su Venere non è di vita che si trova nell'atmosfera di Venere, ma è la scoperta di una molecola chiamata fosfina, la quale potrebbe, è chiamata scientificamente biosignature, che significa probabile indizio di molecole organiche. La fosfina è stata trovata in una quantità così abbondante che gli scienziati ancora non riescono a spiegarselo. Loro avevano diverse opzioni per spiegare, diciamo, chimicamente o fisicamente la presenza di questa molecola. Hanno fatto i loro calcoli numerici, fisici, ragionamenti, eccetera, e nessuno risultava corretto. Da ciò hanno detto: ok, l'unica soluzione altrimenti che ci potrebbe essere è che la fosfina sia originata da organismi viventi. Tuttavia, non è 100% confermato che si tratti di vita, perché ci potrebbero essere altre soluzioni che al momento ancora non conosciamo. Quindi, nel momento in cui noi troveremo altre specie da altre parti dell'universo, finalmente potremmo capire effettivamente qual è l'origine della vita, perché noi abbiamo una teoria, abbiamo diverse teorie. Trovarla da qualche altra parte, studiarla e capire come si è originata potrebbe avere dei riscontri per comprendere come la nostra vita sulla Terra si è originata. Samantha Cristoforetti è stata la persona grazie alla quale ho trovato la mia strada. Quindi per questo motivo per me significa molto. Dopodiché io ancora adesso la ammiro e continuo ad avere grande ammirazione nei suoi confronti, perché allora lei non è soltanto un'astronauta, lei è un pilota militare e una mamma, e al momento è in Cina che studia cinese e si allena con i taekwondauti, e io trovo che sia una cosa incredibile riuscire a fare tutto questo. Quindi diciamo che lei è il mio idolo, il mio esempio di realizzazione, ecco. Io non do peso al fatto di essere donna, perché la scienza è per tutti, la scienza ha bisogno di tutti, ha bisogno di attenzione, non importa chi siamo, l'importante è che siamo appassionati per quello che facciamo.